Salve a tutti, come avete capito dal titolo, questo video è rivolto a chi si trova in mano un canarino con un anello e le zampe e quindi non sa che cosa significa e si chiede come mai questo canarino abbia questo anellino e le zampe. Questa domanda mi è stata posta alcune volte nelle chat private da semplici non allevatori, ma persone che hanno acquistato semplicemente un canarino in uccelleria. Infatti io ricevo anche tanti messaggi da persone che non sono allevatori, ma semplicemente hanno un canarino a casa perché lo hanno acquistato a una fiera, a una bancarella o lo hanno acquistato in uccelleria. Ecco, queste persone non sono allevatori e infatti io rivolgo parecchi dei miei video alle persone che non sono esperte e quindi anche in questo caso questo video ovviamente non è rivolto agli allevatori fuori che già sanno di che cosa si tratta e che cos'è un anellino e una zampa di un canarino. Quindi in questo video vedrete spiegato dettagliatamente che cosa è scritto su un anellino, o meglio come decifrare le scritte che sono stampigliate su un anellino, che riguardano praticamente il tipo di anellino, quindi il tipo viene stabilito con dei numeri A, B, C, D, X e così via. In questo caso del nostro video vedrete un anellino di tipo X. Questi numeri rappresentano praticamente il diametro della zampa che un canarino, un uccello, andrà ad avere una volta che sarà adulto. Quindi diciamo che è una cosa che riguarda gli allevatori che anellano proprio prettamente gli uccelli, quindi chi lo acquista se lo troverà con anellino e questo dettaglio non ha molta importanza. Poi sulle anelline è stampigliato l'anno di nascita del canarino, in questo caso siamo nel 2021, quindi ci sarà 21, è stampigliato il nome della federazione che emette l'anellino, noi siamo iscritti alla FOI, quindi è stampigliato FOI. E sono stampigliate le iniziali della nazione in cui è nato il canarino, quindi nel nostro caso Italia, quindi ci sarà IT. E poi la cosa più importante è stampigliato il codice RNA di ogni allevatore. Il codice RNA praticamente RNA sta per Registro Nazionale Allevatori, quindi tutti gli iscritti alla federazione hanno questo codice e ogni allevatore ce l'ha diverso, quindi è impossibile trovare due codici uguali. Nel nostro caso il mio codice RNA composto da quattro cifre è CC84 e quello di mia moglie 42WU. Quindi ecco, noi abbiamo un allevamento, ma gli uccelli che avranno l'anello con 42 WU saranno intestati a mia moglie, quindi quando parteciperemo all'esposizione sarà lei a vincere o a non vincere. Quando ci sarà CC84, al contrario, sarò io a partecipare. Questi anelli sono anelli inamovibili, quindi non sono anelli che si possono aprire e chiudere, ma sono saldati praticamente in cerchio. È un anello chiuso, non si può rompere, se si rompe questo si vede, e si mette alle zampe ai canarini quando hanno pochi giorni. Questo poi magari farò un video apposito su come si mette un anellino. Adesso, di fatto che questo anellino, se è chiuso e non è stato manomesso, è una garanzia che l'uccello è nato in quell'anno e che è stato prodotto da quell'allevatore. Quindi è un pedigree, forse anche più di un pedigree, in quanto non si può manomettere un anello, succede rarissimamente perché, come tutte le cose, ci sono gli imbroglioni, ma molte volte queste persone sono state scoperte. Se acquistate un canarino, per esempio, da me, dal mio amico Bonaldo, dal mio amico Petti, per dirne alcuni, state certi che non prenderete canarini con anelli malomessi. Questo succede nei mercati grossi e con gente che non si conosce. Quindi l'anello serve fondamentalmente per partecipare alle gare, per tenere quindi anche una contabilità dei soggetti prodotti, in quanto ogni anello ha un numero progressivo quando viene ordinato. Ad esempio, se io ordino 300 anelli, avrò dall'1 al 300 ed è impossibile avere
due numeri uguali. Se faccio un ordine dall'1 al 100, visto che si possono fare più ordini, dal secondo ordine mi arriverà dal 101 al 100, insomma, in avanti. Quindi questo proprio per evitare che ci siano due numeri uguali dello stesso allevatore e quindi nello stesso allevamento. Quindi quando vi troverete a caso un anello con tutti questi codici, sapete che cosa rappresentano. La cosa principale che voglio comunicare è che acquista questi uccelli, che mi è stata chiesta anche questa più volte, è quella di, che vi consente di risalire proprio all'allevatore che ha prodotto l'anello e che ha prodotto, perdonatemi, il canarino. Se entrate quindi nel sito della FOI, cliccando sul link che vi lascio in sovrappressione, www.foi.it, andate nella ricerca RNA, scrivete nella ricerca del sito ricerca RNA e vi uscirà una casella dove potete immettere il codice che trovate sull'anellino e quindi vi uscirà proprio l'indirizzo dell'allevatore che ha allevato quel canarino. Questo è un servizio pubblico, un servizio libero, quindi chiunque può entrare e vedere chi ha prodotto il canarino, ovviamente se questo è registrato alla FOI. Vi ringrazio tutti e vi auguro una buona visione. E non diamo sempre tutto per scontato, mi rivolgo anche ai miei colleghi, perché non è che tutti conoscono sempre tutto. Ci sono allevatori che non fanno parte del circuito ornitologico nazionale, ma che semplicemente hanno degli uccelli a casa, così, giusto per averli. C'è anche chi addirittura ha 20 coppie e non sa dell'esistenza delle FOI, quindi ci sono ancora allevatori, per fortuna, che allevano senza scopi, diciamo, che sono ambiziosi a livello sportivo. Però questi allevatori sono isolati dal nostro mondo, tra virgolette, in quanto non competono e quindi non vengono a conoscenza di tantissime cose che non riguardano solo le mostre, ma anche i consigli pratici e tecnici. Vi ringrazio tutti e vi auguro una buona giornata. Dopo avervi quindi spiegato la funzione dell'anello, andiamo a vedere come si legge quello che c'è scritto sopra. In questo caso, mi perdonerete per la foto sgranata perché ho voluto ingrandirla, leggete nella parte superiore una X che corrisponde al diametro dell'anello, poi che è la federazione che ha emesso l'anello, quindi Federazione Agricoltori Italiani, IT che è la nazione dove è nato l'uccello, quindi Italia, e 21 che rappresenta l'anno di nascita, in questo caso quindi 2021. Ogni anello è poi munito di un numero progressivo. Quando un allevatore ordina gli anelli, parte dal numero 1, quindi a salire. In questo modo è impossibile che nello stesso anno ci siano uccelli con lo stesso numero di anello. Questo numero è inoltre indispensabile per gli allevatori in quanto gli consente di sapere, in base al numero, a quale coppia questo canarino è figlio, cioè di salire ai genitori. Passiamo quindi alla cosa più importante, che è il codice RNA che è riportato sull'anello. RNA sta per Registro Nazionale Allevatori. E qua leggete il mio codice che è CC84, quindi ogni allevatore ha un suo codice e questo codice gli consente poi di partecipare alle esposizioni ornitologiche dove una volta che questo codice viene inserito nei sistemi si risalirà all'allevatore che ha prodotto l'uccello e quindi potrà partecipare alla competizione. In questa seconda immagine vedete invece il codice RNA di mia moglie che è 42WU, quindi diverso dal mio, così come è diverso per tutti gli allevatori italiani che sono iscritti alla FOI.